diamo alcuni elementi in modo che i genitori possano capire i loro bambini e aiutarli a crescere bene, l'unica cosa che si può fare. Vediamo questa casa, mancano le finestre. La porta non c'è il chiavistello, vuol dire che è chiusa, che è murata. Quindi questo bimbo dà dei segnali al genitore per dire che c'è un'iperprotezione che non permette al bambino di uscire dalla propria casa e andare verso la realtà e sperimentare anche delle frustrazioni, perché è importante che a questa età si incominci a creare anche delle frustrazioni. Per esempio, a 3 anni si dovrebbe incominciare a dare delle regole al bambino, che sono molto importanti. Delle regole in cui la mamma le sta vicino per mettere a posto i suoi giocattoli, poi dice: guarda come sei bravo, stasera lo fai tu. Però l'ordine e il metodo bisogna cominciare a 3 anni, perché a 12 anni non si può più poi insegnare. E vediamo un altro caso che il genitore può trovare qualcosa per aiutare il suo bambino. L'arcobaleno indica protezione. Il bambino che si autoprotegge perché teme qualcosa che non va. E guardate il cuoricino, cioè cosa indica il cuore? Il cuore indica l'amore, quindi richiamo alla mamma di dire: mamma, proteggimi perché ho paura ad uscire verso una realtà. C'è il bambino che, per esempio, nella scuola materna vuole che la mamma lo accompagni fino sulla porta e di più che entri con lui. C'è l'altro che invece la manda via subito, dice: vai via che vado con i miei amici. Due modalità diverse che bisogna tenere presente. Il bambino che fatica ad entrare con gli altri, in contatto con gli altri, e non solo per perdere la mamma, perché teme la responsabilità, perché se il bambino le dà uno schiaffo, lui non può darlo indietro come fa invece a casa, perché è protetto dalla sua mamma e dal suo papà, ok? E vediamo un altro bambino che vive la gelosia. Qui racconto una storia. Il bambino viene e dico: disegna una famiglia la più bella possibile. Allora disegna al primo posto la mamma, che resta la persona più importante, e poi si disegna lui al centro, e poi il papà. Ma dico: ma il papà ha proprio i capelli così, si croti perché mette il gel. E dico: ma tu non hai mica anche una sorellina? Sì, però non ci sta più qui. Non l'ho messa perché non ci sta più. E dico: beh, aspetta che ti do un altro foglio, così disegni la tua sorellina e poi la porti a casa da far vedere. No, croti, adesso sono proprio stanco. Cosa indica questo? Un momento di gelosia. Cioè lascia fuori, quando un bambino lascia fuori il fratellino o la sorellina anche da piccolo, significa comunque che c'è un inizio di gelosia verso la sorellina. Abbiamo detto che non è una malattia, ma è una mancanza di sicurezza, in quanto che non è la sua mamma e il suo papà, non è tutto per lui. Vediamo un'altra cosa molto importante. Il sole, abbiamo detto che è il padre, ed è posto a sinistra, ma è rosso. Ecco, indica che comunque il bambino ha l'aggressività verso questo padre. E questo padre non è come prima, che non è come altri disegni, scusate, che manca magari il sole. Indica che è troppo grosso questo sole e che è troppo pretenzioso. Ci sono dei papà che pretendono un'educazione esagerata o vogliono che i bambini vadano in un certo istituto già da piccoli, dove è andato lui, e il bambino magari all'amichetto in un'altra scuola. È importante tenere presente questa parte affettiva, perché se il bambino va con l'amichetto, cresce e comincia a sperimentare un'affettività, un amore al di fuori della famiglia, e oggi ne abbiamo bisogno, che la famiglia sia la fonte, il baluardo della sicurezza, ma noi abbiamo bisogno di risvegliare l'amore verso gli altri, perché i bambini già piccoli nella scuola materna nascono già, cioè non nascono egoisti, diventano per un'educazione errata dei genitori d'oggi. Ecco, possiamo vedere anche un altro importante elemento, che è per esempio questa casa che ha la croce, cioè le finestre sono barrate. Qui assenza, qui barrate. Cioè vuol dire che le regole impositive, le regole di educazione, di igiene, di protezione, non so, queste regole diventano troppo forti per un bambino piccolo. Quindi vanno dosate, perché, come diciamo sempre, le troppe regole indicano poi che i bambini non hanno degli spazi anche per la trasgressione, che a quell'età va bene. Occorre gestire la trasgressione e le regole affinché non si sentano, come dire, compressi da un'educazione troppo forte per l'età che hanno.